Benvenuti a tutti dal circolo Andrea Doria e benvenuti alla finale della Tribal Cup 2021-2022, finale della Coppa Italia che sarà disputata da Betis Siviglia in maglia bianca strisce verdi contro Real Madrid con la sua classica casacca appunto tutta in maglia bianca. Un saluto a tutti da Francesco Barbaro per Live Sport Academy e godiamoci questa finale appunto. Il pallone che sia nelle condizioni migliori e quindi riparte la squadra blanca, cerca di partire, se ne va da solo, benissimo il numero 9 del Real Madrid che serve dall'altra parte, Circelli gliela ridà, parata ancora di Marconi, Avato torna indietro da Marconi il portiere e quindi si ricomincia, Marconi serve sulla destra Spagnolo, poi Avato, lancione in avanti. Stop ottimo del numero 10, poi ancora Avato che prova con il sinistro, deviato, pallone che resta lì per Samuele Bo, non calcia e quindi occasione che sfuma, ma c'è il tiro del numero 10, ottima occasione questa invece, aveva provato con il sinistro Spagnolo. Attenzione, pallone per la destra per Circelli che ha ricevuto da Tommasacci, Circelli entra in area, prova il cross in mezzo, c'è il vantaggio in questo istante del Real Madrid, ha segnato con il numero 9 Alessandro Toscano che ha ricevuto un cross dalla destra di Antonio Circelli, quindi Real Madrid 1, Betis Siviglia 0. Calcio d'angolo sarà battuto da Spagnolo, con il Spagnolo riceve adesso! Pareggio! Del Betis Siviglia con Augusto Spagnolo. Autore dell'assist Avato. Ci sarà adesso un calcio di punizione per il Betis Siviglia. Sarà battuto da Samuele Bo. Vediamo com'è disposto il resto del campo. Samuele Bo aveva provato il tiro direttamente, un po' stanca con la sua conclusione. Riparte comunque sempre il Betis Siviglia in possesso del pallone e si fa vedere Spagnolo! Esterno della rete, ma gran tiro. Diagonale. Non anticipato Masacci, ci arriva prima Avato. Ecco ancora Spagnolo che prova la finta. Contrasto vinto da Circelli. Circelli prova ad andarsene. Vediamo cosa farà. Se la mette sul destro. Ottima l'azione di Circelli e buona anche l'azione difensiva del numero 10 Spagnolo. Circelli andrà a battere lui stesso là. L'angolo. Circelli la riceve sul filo. Cannonata e Marconi, gran parata e poi di nuovo con il... Una serie di occasioni, il secondo se l'è mangiato ma il primo è stata una grande parata di Marconi. Poi ancora ci prova il Real Madrid, neanche in questo caso ci riescono. Attenzione, Augusto riceve un gran passaggio. Sempre del numero 8, Avato. Buona l'occasione, poi Avato di nuovo. Il replay del gol era quasi, Augusto per Avato. Tiro di poco fuori, piace, fa ripartire la sua squadra, ci siamo Circelli, si accentra, la passa a sinistra per per Toscano, calcio d'angolo che è stato battuto in questo momento, pallone che non arriva a Tommasacci, attenzione è da solo, è solo, Spagnolo, e se lo ottimo intervento anche dell'attaccante, del portiere, ma comunque fallisce il gol del 2-1, è già ripartita dall'altra parte, Real Madrid, para Marconi, Samuele Bo, Carmando e di nuovo Samuele Bo, tocca per Spagnolo che se ne va, Spagnolo si porta in posizione per il tiro, grande azione da parte sua, di pochissimo fuori, riparte adesso il Real Madrid che ha un po' allentato i ritmi, riceve però Circelli che se la porta sul destro, gran gol di Circelli, su assist di Toscano, anche buon lavoro da parte sua. Circelli però si è creato da solo lo spazio per il destro, ha concluso in maniera imparabile. Quindi passa in vantaggio il Real Madrid 2-1. Marconi ci arriva. Si guarda attorno, non ci sono maglie verdi libere e quindi la serve per il più vicino Samuele Bo. Bo se ne va ancora a destra. Al centro per Spagnolo che la stoppa con un po' di difficoltà ma la stoppa. Passa in mezzo a due. Spagnolo!
Grande azione da parte sua, ma il tiro non è stato all'altezza. Circelli! Palo interno! Sfiora il gol e poi... tenta una cosa molto difficile e poi ci arriva anche il numero 8 Avato. Parata centrale del portiere Quinto Giardino del Real Madrid. Tomasselli. Riceve il raddoppio. È regolare. Se ne va. Attenzione. Samuele Bo. Samuele Bo. Serve sulla destra. Bonomo. E poi ancora Samuele Bo. Palo. Antonio Circelli di nuovo. Servito. Si salta tutti ma non il portiere. Marconi gli impedisce il gol del 3-1. Dall'altra parte Bonomo stoppa con difficoltà. Non riesce. E c'è il fischio dell'arbitro che sancisce la fine del primo tempo. 1-2 per il Real Madrid. Si deciderà tutto nel secondo. Manis. Numero 6. Manis. Prova la puntata alta. Dall'altra parte, attenzione, c'è lo stop buono. Pareggio! Lasciato solo Augusto Spagnolo. È stato servito dal suo portiere, l'inquadrato Marconi. Massimiliano Marconi. Che... e quindi pareggiano 2-2. Betis Siviglia Real Madrid. Circelli. Dribbla un avversario. Esplode! Il tiro. Che tiro e che parata. Due gesti tecnici equivalenti in termini di bellezza. E anche questo gesto di fair play fra Spagnolo e Circelli, i due numeri 10. Attenzione Manis! Gol! Ha ricevuto ed è stato freddo a scavare, a scavalcare il portiere con uno scavetto, appunto con un pallonetto, mettendola comodamente alle spalle di Marconi e quindi ripassa subito in vantaggio il Real Madrid 3-2. Di fatto ancora Massimiliano Marconi, serve bene Spagnolo che serve Avato, grande azione fra i due, fra i tre anzi, e però nulla di fatto. Altra opportunità per il Betis Siviglia che prova a pareggiare. Sul punto di battuta abbiamo il solito numero 10, Augusto Spagnolo, arbitro che ha disposto la barriera. Opportunità quindi sui piedi del numero 10 che adesso prende la rincorsa. Gol! Gol del 3-3 e pareggio del Betis Siviglia. Francesco Tomassacci questa volta da solo sul punto di battuta. Prende la rincorsa con il sinistro, cannonata respinta da Massimiliano Marconi. Ecco il calcio d'angolo, in questo momento riceve Toscano, la passa ancora per Circelli, Toscano sullo stretto, ancora calcio d'angolo dei Blancos. Servito in questo momento ancora sullo stretto, Circelli in mezzo, mette fuori benissimo! Il numero 8 Avato che può ripartire, attenzione, Augusto Spagnolo, ancora in mezzo, grande azione! Sarebbe stato un gol bellissimo, azione stupenda, iniziata con l'intervento difensivo ottimo di Avato. Riceve Spagnolo, ottimamente servito Avato, poi sulla corsa Spagnolo, di poco fuori, inventano molto bene i due. La partita si risolverà ai rigori, dopo il 3-3 dei tempi regolamentari fra Betis e Siviglia e Real Madrid, quindi adesso fra poco ci goderemo i rigori. Iniziano i calci di rigore, Avato contro Giardino, gol! Circelli contro Marconi. Parato! Betis Siviglia con Bonomo contro Giardino. Fischia l'arbitro. Gol! Perfetto! Passa in vantaggio il Betis. Manis del Real Madrid contro Marconi. Gol! Aveva intuito e anche parato Marconi. Samuele Bo contro Giardino. Rincorsa. Gol, perfetto, spiazzato. Francesco Tomassacci contro Marconi. Con il sinistro prende la rincorsa. Gol, potente. Giusto. Spagnolo. Gol.
sotto la traversa. Se Marconi parerà, sarà vittoria per il Betis Siviglia. Toscano sul punto di battuta. Alessandro Toscano prende la rincorsa. Gol! Prolunga la vita al Real Madrid. Massimiliano Marconi contro Quinto Giardino, portiere contro portiere. Se segna, la Coppa Italia va al Betis. Rincorsa. Tiro, palo! Sfortuna anche. Alessio Pitotti per pareggiare e andare ad oltranza. Rincorsa. Gol! Samuele Bo contro Giardino. E di nuovo spiazza Samuele Bo. Perfetto come all'inizio. Ordinata anche la sua partita, ottima da parte sua. Toscano sul punto di battuta. Para Marconi. E finisce qui. Dopo una grande partita, il Betis Siviglia conquista la finale della Coppa Italia. Arrivederci a tutti dal Circolo Andrea Doria, da Francesco Barbaro per Live Sport Academy. È tutto con questi gesti di fair play. Tomasacci va a complimentarsi e quindi vince il Betis.